Allora, la banca di credito cooperativo di Cremeno sta preparando un libro sugli anni difficili 1936, gli anni della guerra dal 1936 al 1945, con testimonianze. Abbiamo qui Mario Cerati, un comandante partigiano di quegli anni, e Augusto Giuseppe Amanti, che è il direttore della banca di Cremeno. Ecco, se vuoi dire l'argomento di questa pubblicazione. La pubblicazione vogliamo far sì che sia una memoria storica di quanto è successo in Valsassina dal 1936 al 1947. Valsassina, anni difficili, è il titolo di questo libro. È un libro storico, quindi senza nessuna inclinatura né ideologica né politica, ma esclusivamente storica, che la banca sta curando per memoria, da distribuire poi in omaggio ai propri soci e clienti. Poi, dopo l'8 settembre, ha fatto una scelta coraggiosa di unirsi alle forze di liberazione e è stato uno dei protagonisti in valle della resistenza in E qui Valsassina. metto io una parentesi: come sono arrivato d'improprio e ho incontrato Piero Magni, non avevamo in quel momento il pensiero di fare una rivoluzione, pensavamo soltanto dare una mano a quei tali che volevano nascondersi. Questa è la partenza, si chiamavano Molto quei soft. disper no, i dispersi, insomma, quelli che non volevano andare a finire in Germania. Ecco, infatti abbiamo penso circa 500 giovani valsassinesi che sono stati deportati in Germania e che per una scelta non hanno preferito il campo di concentramento anziché entrare nella Repubblica di Salò. Molti di loro purtroppo sono morti durante la prigionia, nei campi di Mauthausen, di Gusen e in altri campi di concentramento dalla Germania e dall'Austria. Ecco, tra le offerte che lei dice, proprio in Trobbio, quello che è stato poi federale di Como, Carlo Ferrario, era andato con Tarabini, eccetera, in Germania a far firmare quelli che volevano. Tornare in Italia. Io conosco un ufficiale, era Leopoli, e questo qui ha firmato perché aveva effettivamente la famiglia fascista, però lui non lo era. E io l'ho incontrato per caso, gli ho salvato la pelle là in Montenegro. Poi è venuto qui e mi ha raccontato cosa ha fatto, è andato. Era là, ha firmato, è venuto qui e poi qui a Entrobbio, negli ultimi tempi, è andato in tutti i comuni perché lui comandava un reparto. Lei mi dice che siete partiti dal 1936, siete partiti ancora quando il fascismo c'era ed era incombente. Questo libro mi sembra, sarà interessante, soprattutto per il periodo adesso di revisionismo che è venuto in ballo. E quello lì veramente, insomma, Ognuno racconta di come io tutto. gli dico, insomma, Cristo, con quello che ho fatto adesso, quasi quasi passo dalla parte del topo, insomma, mi sembra un po' esagerato. Ecco, mi diceva Cerati, qualche tempo fa c'è stata una commissione dopo la guerra che stabiliva chi effettivamente aveva fatto il partigiano e chi invece non aveva diritto a questo tipo di attestato, no? Allora, per la precisazione, dopo il 28, perché io ho dovuto andare al ponte di 28 Passo di aprile Corico 45. per bloccare, io non sapevo niente, mi hanno mandato là, appunto, sono andato là e sono finito al ponte del Passo di Corico. Ho trovato una decina che mi conoscevano perché erano stati con me in due o tre azioni e avevano lì due mitragliatrici e un cannone. E il cannone non funzionava perché non aveva neanche gli organi di puntamento. Le mitragliatrici ci ho guardato e dico: ma sparano? Ah, su meno. Ah, Cristo, dice, ma allora, io però pratico, si sentiva sparare perché il ponte del Passo di Corico da Dongo, penso di siano 2 chilometri, e si sentivano, io capivo se era una bomba a mano, se era una rapida, però non sapevo cosa succedesse perché anche là c'era
la 52esima mi pare che faceva parte, attivate le cose, ho fatto delle prove sparando sul ponte e poi basta. Alla mattina dopo, il 27, eravamo lì perché non si erano neanche sistemati bene, erano ragazzi che non avevano pratica. Io il pericolo invece lo sapevo qual era, dico arriva un carro armato, spara due colpi e noi siamo cotti. Allora ci siamo messi lì, tutto un tratto non fa, Mario, si sente un fracasso, del camion. Lì c'è una curva a 100 metri e comparso un primo camion con la croce rossa. Allora, non addosso al camion perché non avevo più voglia lì. Perché prima avevamo parlato per i gatti per dire una cosa assolutamente riservata. In quel momento vorrei che non funzionasse la cosa lì poi. Morale della favola. E si capisce che l'autista ha capito subito cosa succedeva, ha fermato e senza aspettare. Cioè, mette in ferro un fazzoletto e io allora faccio segno, perché io ero conciato in un modo che non si capiva cos'ero, capelli lunghi, barba, gavetta, scarpa, e il capello alpino forse che eravamo. Vabbè, ma allora in tre con un camice bianco e la croce rossa hanno fatto segno lì e mi così di venire, sono arrivati a 7-8 metri, dico cosa volete, erano italiani però, cosa volete? Dice, ma vorremmo, noi abbiamo l'ordine di andare in Valtellina. E ho detto, sentite, ma io ho l'ordine di sparare, come la mettiamo? L'ho messo un po' straumatizzando. In breve, 10 minuti, hanno capito che non c'era niente da fare. Sono tornati indietro, il camion poi era diventati tre, ma sempre della Croce Rossa. Ho saputo poi dopo che erano la testa della colonna, che però era stata fermata dai partigiani a Dongo. Ora sono andati lì, hanno aperto i cassoni, eccetera, sono saltati giù soldati e soprattutto hanno preso sacchi, hanno buttato tutto in là. E sono stato lì un paio d'ore, dopo un paio d'ore era rimasto solo il camion e sparito. E infatti ecco io... Aprile 1945. Ecco, il 25 aprile sono andato l'Eco e Aldo Brandi, eccetera, lì, e mi ha detto, Romolo, Cerati, Mara, vai a Bellano, perché a Bellano c'è il casino. E gli dice, senti, allora non si poteva andare dall'Eco a Bellano, bisognava fare la Valsassina, e mi ricordo che sono andato con una motocicletta. Arrivato a Bellano, veramente c'era il casino, perché c'era tutto un corteo con in testa le donne tutte rapate. E lì c'era anche la figlia di un generale, che però io non mi ricordo. Sono riuscito a far venire in comune i partigiani, ho spiegato la situazione, ho detto basta violenze, se c'è gente che è, li portate qua, li mettiamo dentro, li chiudiamo così non succede. E così è stato fatto. Il 26 arriva un tizio Gandolfi che mi dice... Mi ha cercato, un partigiano viene e mi dice ce l'ho un tizio, vado, io qui sei, sono Gandolfi, non mi dice niente, guarda sono stato a Lecco perché il generale Cadorna, lui faceva parte del CNN evidentemente, il generale Cadorna ha detto che è venuto il momento di andare a intimare la resa dei tedeschi, che erano a Mandello, comando italo-tedesco di Mandello, comandante Graziani e vice comandante generale Feldmaresciallo Pempel tedesco. E dico, perché lo dice a me? Dice, perché Aldo può. E mi dice, senti, sta finendo tutto. Io l'ho rischiata un sacco, ma adesso mi mandate là in bocca, quelli mi prendono, mi tengono là, che fine? Ma no, ma guarda, vedrai. Insomma, per farla breve sono andato. Sono arrivato a Lierna,
con la moto l'ho lasciata indietro, mi sono tirato via tutto il fazzoletto rosso, eccetera, perché dicono, è inutile provocarli, no? Allora ho tenuto solo la ruta. E vedo che c'è là, alla galleria che da Mandello va a Lierna, ce l'ho là 4-5 euro. Torno indietro, vado a prendere il prete di Lierna, giovane, cioè, senti, fammi un favore. Ma sai, io devo fare quelli, sento, con quella veste lì. Fino adesso hai avuto grani, no? E allora fammi un piacere. E infatti è andato. Dopo è andato, dopo un'ora sono tornate e mi hanno fatto segno e mi sono andato a guardare che avevo la rotella, non niente nulla. Sono andato là e sono andato in comune a Mandello, Ciusca. Arrivo lì in comune, intanto c'erano i carri armati, c'erano armi, perché era il comando Alta Italia, mega, morale, c'è lì un tizio, c'era su delle sedette, ma io non ho mai capito niente, che parlava italiano bene, mi dice, io forse penso intelligentemente, non l'ho detto, sono venuto qui per intimarvi la reso, ho detto, senta, mi manda, però quello ho detto, mi manda il generale Cadorna, perché dovevo avere un sostegno, per vedere se si può intavolare una trattativa per la fine del... Questo qui, nei mezzi Platz, mi ha detto di sedermi e andare, ciusca, ritornano in 4-5. Io, Graziani, poi avevo saputo che era andato a Milano dal cardinale là, no? Quindi che era mia, perché io dico, ma vado a parlare con Graziani, ma... Invece no, ciucca è arrivato però questo qua, alto, col monocolo, il frustino, rasato, stivali, guarda, parlano tra loro e questo qui mi fa ripetere che cosa volevo. Glielo dico, vanno via, mi fanno aspettare ancora, tornano e prendo, c'era un tavolo come questo però di noce, bellissimo, più grande, mettono una carta geografica sul tavolo e una matita. Io loro ci vedevo magnificamente. La prima domanda è stata questa. Lei è cos'è? Dico, guardi, io sono il comandante di 2000 partigiani che sono qui in zona. Allora loro credevano che ce ne fossero tanti, no? E dico, mi manda e ripeto la domanda. Lei sa dove sono arrivati gli americani? Mi sa vedere. Però vedo la strada sulla carta geografica, vedo la strada che da Bergamo viene a Valerco. Ho preso la matita e ho fatto una crocetta al Calogero Conte. E questa, quella di Merate, Oginate, poi metti la matita e qui e mi indicano la via di Honor, il lungo lago che va in Valentina, in Valtellina, e che dicono qui tutti i partigiani, pieno di partigiani. Si fermano ancora, mica è una fifa della Madonna, perché in quel momentino lì dici, Cristo del Becciaco, mi se fu, oh caro, vanno via, ritornano e mi fa, quello lì in italiano, il comandante riferisca, ostia, quando ti riferisca, mi si lascia un po' male, il che vuole riferire, riferisca al generale Cadorna, profiti, io sono partito, sono andato a Bernano, il giorno dopo effettivamente il mio comandante, nella notte sono arrivati veramente i carri armati, è stato un'occasione, sono arrivati i carri armati. Aldo Brandi con un comandante lì, in riva a Mandello. A Mandello avevano fatto una gran cosa per l'entrata con su, la dicitura del comando, eccetera, eccetera. Il carro armato si ferma, c'è mezzo con un colpo di tapperare tutte le cose. Da quel momento ci sono stati, ecco, per me, insomma. Io ho rischiato l'ultimo giorno, da bene, mi è andata bene
e devo dire che sono stato fortunatissimo in tutta la guerra, perché io ho perso 3 attendenti e a me mai il tenente Soncini, che era il mio superiore lì, è morto 2 mesi da me, e poi c'è per me, boh, è andata bene.